vorrei un attimo, sono uscito adesso dall'ospedale, abbiate pazienza, so anche fatto la DAC, sono stato un po' confusionale, vi prego di avere un attimo. I miei colleghi sono ancora più provati di me, perché c'è una persona che è stata anche calpestata, quindi è stata colpita e poi calpestata, ora non so se incidentalmente o altro. E un altro ragazzo, uguale, ha la testa spaccata, ma lui, a differenza di me, lamentava anche vertigini, nausea, quindi l'hanno trattenuto in osservazione. Lei ha messo punti qualcosa? Io ho circa 20 punti tra la testa e la bocca. Sono stato colpito mentre ero di profilo e parlavo con i compagni per dire aspettiamo, garantiamo, siamo buoni, siamo calmi. Quindi... Landini ha detto servono le scuse per questi lavoratori, lei vuole le scuse? Rilasceremo una dichiarazione ufficiale. Io non ho visto cose di questo tipo. Smentite con forza questa. Io non ho visto cose di questo tipo, non smentisco nulla, dico che io non ho visto cose di questo tipo. Come vi spiegate allora la gara? Io non me la spiego. Il sangue ce l'ho qui, questo perché è blu non si vede, ma. Grazie. Cioè, so dei terni, fa vedere una cosa bianco-rossa è una grossa responsabilità. È come per romanista farsi fotografare in bianco-celeste. Ho un foro passante al labbro superiore e un taglio profondo all'interno che ha richiesto più punti della parte esterna. E poi una ferita, un taglio lungo questa zona qua. Dove c'era lo striscione c'erano tutti i segretari nazionali. C'erano i segretari, non erano solo lavoratori, quindi non sono stati dei delinquenti ad essere stati picchiati, ma dei segretari. Questo è vergognoso. Non è stato uno scontro, perché lo scontro a mani nude non esiste. Se uno è armato fino ai denti, io ho le mani nude, non si tratta di uno scontro, ma si tratta che hanno caricato, come solito, di aggressione. Sono rimasti feriti due segretari e anche altre persone. Anche Landini ha preso le manganellate, mi ha detto. Sì, anche Landini, sì. Non vi aspettavate la reazione della polizia in pratica, anche se il corteo per arrivare qua non era autorizzato? No, non era autorizzato, ma era pacifico, non c'era niente di violento. La settimana scorsa c'erano 30.000 persone in piazza, abbiamo fatto blocchi della stazione senza rompere un vetro, siamo andati a Orte senza neanche favolare una mosca, senza fare casino. Abbiamo fatto tutte proteste pacifiche, però siamo qui dopo 5 minuti e dopo 4 teste rotte, forse con 5 minuti in più di buonsenso e discussione saremmo potuti venire anche senza episodi che sono deprecabili sotto tutti i punti di vista. Stiamo manifestando per il posto di lavoro, per difendere il posto di lavoro, e il futuro dei nostri figli insieme a tutti quanti. Io inviterei tutti quanti a fare una manifestazione unica. Questi ladri bisogna che vanno a casa. E che cosa chiedi al governo Renzi? Che andasse a fanculo. Ladri, 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 ladri. Tutti non vogliamo altro che lavorare e fare quello che è il nostro, quello che sappiamo fare da 130 anni. Ma vi arriva qualche segnale positivo dal Ministero dello Sviluppo Economico? Come vede non è che c'è sta tanta comunicazione.